Ciao, io sono Serena e nella vita faccio corni portafortuna artigianali in terracotta, quindi sono un'artigiana e mi piace perpetuare la tradizione della mia città attraverso le mie mani e la mia creazione. Il corno portafortuna è il simbolo per eccellenza della scaramanzia napoletana e discende dal fallo del dio greco-romano Priapo. Il dio greco-romano Priapo era il dio dell'abbondanza, della prosperità e della fertilità. In antichità si usava infatti raffigurare proprio il fallo sopra le porte delle case. Se andate ad esempio a Pompei o Ercolano potete vederle ancora. Questa raffigurazione fallica serviva ad assicurare protezione per la dimora, ma anche fertilità per il raccolto nei campi. Con l'avvento della Chiesa fu vietata la riproduzione fallica ed è per questo motivo che questo simbolo è rimasto nella nostra tradizione essendo tramutato nella forma di un corno. Un corno perché? Perché le corna di animale hanno un valore difensivo e come forma somigliano anche appunto al fallo. Il colore rosso si presume che sia stato preso dal peperoncino che, poiché brucia la bocca, metaforicamente allontana le malelingue. Quindi il corno è in realtà una fusione di più simboli che, uniti tra loro, danno vita a un amuleto importante per la nostra tradizione. Il corno deve essere necessariamente regalato e quando lo si regala va anche attivato con un rito. Infatti la persona che regala il corno deve pungere con la punta del corno il palmo della mano sinistra, in questo modo, di chi lo riceve. E chi lo riceve deve stringerlo per qualche secondo. Questo primo contatto fa sì che l'amuleto riconosca il suo proprietario e sappia quindi chi deve proteggere. Il rito va anche effettuato per la casa, infatti una persona che riceve un corno può decidere di utilizzare questo amuleto o come amuleto personale, in questo caso lo tiene sempre con sé e lo accarezza quando avverte negatività, infatti noi a Napoli diciamo liscio corno. E in alternativa può utilizzare questo amuleto per la casa, per l'ufficio, insomma per un ambiente. In tal caso il corno va strofinato all'ingresso dell'ambiente da proteggere e va poi appeso all'ingresso. Il corno portafortuna deve essere fatto necessariamente a mano e in un materiale che può rompersi, o meglio, un materiale che sia poroso, perché secondo la tradizione sono proprio le porosità di questo materiale che assorbono le negatività che dovrebbero colpire la persona o la casa a cui appartiene, e quando il corno è saturo si rompe. Una volta rotto non ha più valore, va lavato e gettato oppure interrato in una pianta.